Ciao a tutti, nuovo video del creatore in America e oggi, capirà, non sono uscito in skate, sono andato a fare un hiking come facevo sempre prima di scoprire lo skate. Se seguite il canale sapete, l'ho detto tante volte, che io nel fine settimana cerco proprio di fuggire dalla città, vivo in città, ma c'è così tanto casino, così tanto caos che fine settimana cerco proprio di staccare e di avere la quiete e la serenità. Sentite qui che silenzio, vabbè, non si sente il silenzio, però per dire, è una pace pazzesca. E una delle cose che più fa strano quando vivete in una città caotica come New York, che quando uscite c'è proprio il silenzio, che a New York non c'è veramente mai, c'è sempre un rumore di fondo, che siano le sirene, che sia il traffico, che sia la musica della gente, c'è sempre un livello di rumore che sul lungo periodo stanca, stressa. E quindi quando uscite dalla città è proprio strano questo silenzio. Poi quando torno a casa in Italia ci metto sempre qualche giorno prima di abituarmi al silenzio assoluto, ed è veramente una cosa che ti fa riflettere. Volevo approfittare per parlarvi del tabacco di questa settimana, che l'avete letto dal titolo, è il Missouri Pride di Missouri Merchant Company, quindi un altro tabacco che avevo comprato assieme al Country Gentleman che vi ho recensito qualche mese fa. Quello era un vapor abbastanza puro, questo invece è una tipica miscela americana, scusate, sono delle moschette, dei moscerini, ovvero è un Virginia Burley, anzi per lo più Burley con un po' di Virginia. Poi si parla anche di una leggera top minimum flavoring, dicono, quindi una minima aromatizzazione. Onestamente non so cosa possa essere, poi in realtà non manco descritto, quindi che tipo, quindi magari un po' di casing, ma lo andremo a vedere fumandolo. È insomma un tabacco adatto a queste temperature. Forse avrei preferito quell'altro, il Five Brothers, che ho fumato tempo addietro, però siccome qui siamo sempre a parlare di tabacchi nuovi, parliamo di questo Missouri Pride, che è addirittura appunto il nome stesso, l'orgoglio del Missouri, quindi una cosa quintessenzialmente americana, un po' come la pannocchietta stessa. Non ho veramente nient'altro da dire su questo tabacco, super economico come quelli di questa linea di Missouri Merchant. È probabilmente l'unico, oltre al Country Gentleman, che viene voglia di fumare. Forse ce n'è un altro, ma non ricordo il motivo per cui non l'ho preso, quindi forse c'è qualche aromatizzazione. Sono quasi tutti mega aromatizzati i tabacchi di questa marca. Comunque, non mi resta che andare ad aprire la busta e farvelo vedere, e poi me lo fumo. Intanto continuo a passeggiare nei boschi. Purtroppo nei parchi non si può fumare, quindi non posso avere qui una pipetta ad accompagnarmi mentre mi faccio questa passeggiata, ma ne approfitto per respirare. Andiamo a vedere. Allora, ecco la busta di questo Missouri Merchant Missouri Pride, che è praticamente uguale a quello che abbiamo visto l'altra volta, che si chiamava Gentleman qualcosa, mi sembra. Una confezione che ricorda un po' la carta, no? Quella riciclata, quella da mercato, con la scritta Missouri Pride e niente più. Non abbiamo veramente nient'altro. Andiamo a vedere se aprendo troviamo qualcosa. Qui niente. E qui c'è una piccola descrizione che parla di una miscela classica di stile americano, esaltata da Burley, nocciolosi Burley e Virginia. Niente di più, né altro. Qui un colore che ricorda quello della scritta qui. Andiamo ad aprire. Non è sigillato, come non era sigillato neanche il Gentleman, non mi ricordo come si chiama, è molto umido, esattamente come era il Gentleman, e soprattutto mi colpisce che ha un taglio veramente grossolano, veramente veramente grossolano. Sì, che la descrizione parla di broken flake e altro, ma questo non è broken flake, questo non è un broken flake, questo è proprio un taglio ribbon, cosiddetto coarse cut, molto molto grossolano. C'è un bellissimo colore, si vedono le parti più scure e le parti più chiare. Non mi resta che andare ad annusare. Allora, si sente un leggero topping dolce, ma onestamente non saprei dire di che cosa. Sembra quasi di anisetta, un po' come era l'Half and Half, ma è molto molto leggero, si sente tanto il sentore, più che altro di proprio di tabacco scuro, come se fosse una sigaretta molto forte.
colpisce perché è umidissimo, quindi questo sarà pienissimo di, adesso non mi viene in mente il nome di quell'umettante che si usa nel tabacco, ma ce ne deve essere tanto perché è veramente umido, guardate. Comunque, non mi resta che andare a fumarmelo, che con questo caldo, una miscela Virginia Burley ci sta sempre bene, sperando che il topping non sia esagerato, ma ve lo dico tra poco. Ebbene, quella è la, scusate che adesso giro il telefono, quella era la città, il panorama che si vede qui dall'aeroporto di Newark, perché come tradizione, essendo in partenza, faccio un video dall'aeroporto. Tra l'altro adesso vi metto un piccolo estratto, 30 secondi, sulle acque minerali qui in aeroporto a Newark, perché ho appena comprato una bottiglietta d'acqua, vi faccio vedere un po' quello che vi dicevo in qualche video fa sull'assortimento delle acque minerali in America, visto che anche in aeroporto il programma è lo stesso. Allora, siccome la rubrica delle acque minerali era piaciuta, volevo farvi vedere le acque che sono qui in aeroporto, e sono quasi tutte acque purificate, vedete, questa qui è un'acqua purificata con gli elettroliti, questa anche, queste sono acque naturali, però io prendo questa perché costa poco ed è un'acqua purificata con minerali per il sapore. E poi da notare che non c'è scritto niente, non c'è l'analisi chimica come c'è in Italia, quindi questo è, di questo ci accontentiamo. Ne approfitto del fatto che l'aereo è in ritardo, però mi sposto perché qui c'è un casino, metto in una zona neutra. Ne approfitto del fatto che l'aereo è in ritardo di circa un'ora per parlarvi del tabacco, di questo Missouri Meerschaum, Missouri Pride. Ovviamente mi sposto e mi seguono i bambini, continuo a spostarmi. Tabacco su cui veramente non c'è granché da dire, se non che è stato molto piacevole, sicuramente il tabacco adatto a questa stagione, è quello che volevo, perfettamente quello che volevo, un Burley molto fumabile, molto piacevole, mi ha ricordato l'Half and Half che ho fumato qualche settimana fa, però è un Half and Half, come si può dire, come il latte più di Arancia Meccanica, è un Half and Half più, perché lo ricorda nei sapori, lo ricorda anche nel flavoring che vi dicevo, nella leggerissima odorizzazione, però è molto più leggera di quella dell'Half and Half, quindi si sente appena questo aroma di anisetta, quindi secondo me è come se avessero voluto fare un omaggio all'Half and Half, essendo quello lì proprio un tabacco proprio americano di tradizione, proprio per eccellenza. Però è molto leggera l'aromatizzazione, quindi è molto piacevole. È bello burleoso, quindi è molto terroso, molto noccioloso, però ci sono, i Virginia si sentono, ammorbidiscono il tutto, arrotondano il tutto, e quindi è un tabacco molto molto piacevole da fumare. Avrei preferito fumare di nuovo il Five Brothers, ve lo devo dire, perché ovviamente il Five Brothers mi è rimasto nel cuore, però anche questo non è male, insomma. Quindi anche stavolta Missouri Meerschaum azzeccata, devo dire, per quello che costa ci sta, anche se tenendo conto che costano quasi lo stesso, io prenderei il Five Brothers a occhi chiusi, che è molto più particolare e molto più piacevole. Questo è quanto, non c'è nient'altro da dire, se non il fatto che appunto adesso si torna in Italia per un po' di ferie e chissà che altro, e quindi ci vediamo da lì per il prossimo tabacco. Ovviamente di nuovo mi devono continuare a seguire e a rompere il cazzo. Ragazzi, ci vediamo dall'Italia per un altro tabacco. Vediamo se riuscirò a parlare di qualcosa che si trova in Italia approfittando della permanenza lì. Però non lo so, non ne ho ancora idea, non l'ho ancora deciso. Quindi ci vediamo dall'Italia la prossima settimana o le prossime due settimane. Vediamo quanto riesco a fumare. Vi saluto e vi abbraccio. Ciao!